Se avete bisogno di crediti per il team dei vostri sogni, passate nel link in descrizione. E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter. E oggi finalmente siamo qui con lo squad builder dei veri Tetesken campioni team mondo. Ve l'avevo promesso ed eccoci qua a mostrarvi il mio team Tetesken dei sogni. Lo volevate veramente in tantissimi. E ragazzi, se raggiungiamo 9000 mi piace, vi faccio un prossimo squad builder, che ho in mente una squadretta buggata, ibrida, che mamma mia. Ma ora sono pronto a mostrarvi la squadra dei veri Tetesken. Con questa squadra ci ho vinto, come potete vedere, la prima divisione, con quasi tutte vittorie e soltanto una sconfitta. Non costa nemmeno moltissimo e ragazzi è fortissima. Cominciamo subito dal portiere. Ah, e mi stavo scordando una cosa: avrete una chicca finale grazie a Masarone, quindi preparatevi. Comunque adesso cominciamo subito dal portiere. Come portiere ho messo ovviamente il vero Tetesken puro, Neuer, uno dei portieri più forti di FIFA, se non il più forte di FIFA. Costicchia un po' perché adesso sta sui 70.000 crediti, però credetemi, li vale tutti. Insieme a Cech penso sia il portiere più forte del gioco. Vi salverà sempre il culo. È il numero uno per quanto riguarda i miracoli. Riesce a parare veramente di tutto, dalle bombe lanciate da fuori aria, e spesso riesce pure a salvarvi le chiappe facendo il miracolo negli uno contro uno. Passiamo ora al terzino sinistro, sempre ovviamente Tetesken, della Bundesliga, ragazzi. Questa è una vera e propria chicca, perché guardate chi c'è. Schulz, un argentone buggatissimo. Ragazzi, questo dopo Marcelo in forma è il terzino sinistro più forte del gioco. Le statistiche non guardatele perché non c'entrano niente. Credetemi, questo ragazzi con la sua velocità recupera ogni fottuto pallone che arriverà dalle sue parti. Forza fisica, qui riesce addirittura a contenermi Robben. È mostruoso da quanto è buggato. È impressionante, veramente. Altro pregio di Schulz, ovviamente, sono i suoi cross. 9 volte su 10 vi crosserà la palla sulla testa del vostro attaccante. Buggatone, fenomenale. Adesso invece il primo difensore, il primo pezzo pregiato della squadra, ovvero Hummels, 89, team of the tournament mondiale. Il costo, vedete ragazzi, è anche piuttosto basso. Sta sui 200.000 crediti, questo perché è un difensore. Esistono tante versioni di Hummels, questa è la sua versione finale, diciamo, la più forte. Io l'ho presa tanto per fare scena, ma se prendete anche la versione second in forma vi rende più o meno uguale. Io vi invito a guardare soltanto le statistiche di difesa e le statistiche di testa. Impressionanti! Hummels, ragazzi, è uno dei difensori più forti che ho provato. Non sarà tanto veloce, ma con il fisico, fa 99 di forza. Riesce a contenere qualsiasi attaccante, da Ronaldo a Ibrahimovic, qualsiasi. Inutile dirvi che le palle alte sono quasi tutte sue. Pressa l'avversario, dà una spallata all'attaccante avversario, lo butta giù e recupererete palla facilmente. Ovviamente vi sarà utilissimo sui calci d'angolo, data la sua statura e il suo colpo di testa. Spesso sarà una freccia in più al vostro arco, e da calcio d'angolo riuscirete a segnare abbastanza gol con lui. Come difensore destro invece, altro pezzo pregiato, anzi che dico, super pregiato tedesco vero, Pisellone Boateng, l'unico giocatore man of the match che sono riuscito a trovare in uno spacchettamento. Il prezzo credo si aggiri intorno ai 300.000, forse un po' tanto per un difensore, ma effettivamente sia della Bundesliga sia dei difensori tedeschi lui è il più forte. Addirittura è più forte di Hummels, nonostante Hummels abbia 89 di overall e Boateng in forma soltanto 84. Avete presente un muro? Ecco, Pisellone Boateng è un muro. Quando c'è lui in difesa non si passa. Più veloce di Hummels, fisico uguale. Con lui in difesa, ragazzi, state tranquilli perché non si passa. Recupera di testa, di fisico, di potenza. L'attaccante avversario si schianterà letteralmente su Pisellone Boateng. Non riesco a trovargli un difetto a questo giocatore. Lo reputo tranquillamente uno dei migliori, al pari di Sergio Ramos e Thiago Silva anche nelle loro versioni TOTS. Un muro infrangibile. Terminiamo la difesa con un'altra chicca, un'altra sorpresa, perché come terzino destro abbiamo lui, Dick Meyer, altro argentone buggato. Vi ho detto prima di Schulz? Bene, Dick Meyer è come Schulz, solo che più alto, più grosso
e con un gran colpo di testa. Recupereremo palloni a non finire in difesa grazie alla sua velocità. Come vi ho detto, di testa è molto bravo, e quando magari Boateng o Hummels sono fuori posizione, qualora dovesse arrivare un cross, ci pensa lui a difendere la nostra porta. Difensore pazzesco, cioè guardate qua, scivolata mi ferma addirittura Cristiano Ronaldo. Mamma mia, e non è solo questo Dijkmeijer, perché molto spesso, anche rispetto a Schulz, si sovrapporrà all'ala per fare cross anch'essi precisissimi, e spesso e volentieri ce lo ritroveremo anche in area di rigore a segnare così. E con Dijkmeijer abbiamo completato la difesa. Ma adesso passiamo subito al centrocampo. Come CDC sulla sinistra ho messo Gundogan, centrocampista tuttofare, completo, veloce, è dotato di un ottimo passaggio, di un ottimo dribbling, recupera spesso e volentieri i palloni, l'unico difetto è quel tiro, ma per il resto è centrocampista duttilissimo, utilissimo, grazie alla sua velocità mi recupera palloni a non finire, mi crea occasioni gol, spesso e volentieri si inserisce in area e ogni tanto mi segna anche qualche gol. Il secondo centrocampista invece è un campione ed è un vero tedesken, proprio tutto dal nome, da testa a piedi, Schweinsteiger, vero tedesken puro. La potenza di questo giocatore, la potenza, non è veloce, ve lo dico, ma con il suo fisico recupera un botto di palloni, anche più di Gundogan, ma non solo, perché oltre a questo Schweinsteiger ha un passaggio precisissimo e un tiro fenomenale, spacca le porte. Questa è la versione oro, non costa moltissimo. Sinceramente devo ancora provare la sua versione verde dei mondiali. Fatemi sapere se voi l'avete provata, se ne vale la pena spendere tutti quei soldi per quasi 1 milione di crediti. Io già comunque con questa versione, vi ripeto, mi trovo benissimo, divinamente. Adesso passiamo al trequartista. La classe pura. Sì, lo so, potevo mettere Götze, Man of the Match mondiali, ma Draxel, lo amo. È un giocatore troppo forte, trequartista puro, 4 stelle abilità, ha un dribbling fenomenale, riesce a smarcarsi i difensori ed essendo dotato di un ottimo passaggio riesce anche a fornire l'ultimo passaggio per mandare l'attaccante in porta. Mi riesco a smarcare il difensore, l'avversario, riesco ad entrare in area e a segnare, è uno dei miei giocatori preferiti in assoluto. Non costa niente, è un oro neanche raro, ma fidatevi, è devastante. E questo è il centrocampo. Finora abbiamo visto più o meno giocatori muscolari come Schweinsteiger, come Boateng, Hummels, anche lo stesso Dijkmeijer, forti fisicamente e potenti. Manca un po' la velocità, e la velocità ovviamente ce l'ho sulle fasce. Eccola qua, partendo dalla fascia sinistra con Royce. Lo conoscete tutti, velocissimo, 4 stelle abilità, 4 stelle piede debole, ottimo tiro, ma soprattutto ottimo dribbling. Spesso e volentieri mi ritrovo a saltare quasi tutta la difesa avversaria con questo giocatore. Mi arriva con una facilità disarmante sul fondo e riesco a crossare senza problemi. Oltre che a crossare potrete anche accentrarvi e tirare col suo destro. Royce, davvero ottimo. Anche qui fatemi sapere se avete provato la versione Team of the Season, come vi siete trovati, se me lo consigliate. Sulla fascia destra invece abbiamo Schürrle in forma, altrimenti sarebbe di fascia sinistra. Schürrle in forma, ragazzi, è come Royce, ma più forte. Perché non solo ha 4 stelle abilità, è un dribbling fenomenale, ancor più di Royce perché credo abbia più controllo palla. Ha un tiro fortissimo, cross precisissimo, uno dei migliori se non il migliore crossatore del gioco. Quindi magari se vi piace giocare alla crossatore pazzo, Schürrle è l'uomo che fa per voi. Un tiro mostruoso, ma non solo, perché oltre tutte queste cose mi va a dare anche una mano in difesa. Mi recupera un casino di palloni. Ok ragazzi, adesso è il momento della punta, della prima punta tedesca. E qui ci stanno tre opzioni. La prima, meno costosa, è Gomez. Non ho clip di Gomez, ma è uno dei miei attaccanti, uno dei miei giocatori preferiti di FIFA. Vi lascio solo vedere le statistiche. 211 partite, 215 gol. Se siete a corto di crediti, usate Gomez, assolutamente. La seconda scelta invece ragazzi è bestiale. E quando dico bestiale, intendo proprio bestiale. È nero, lungo e grosso. È lui, Mlapa, un car armato tedesco. Segna da qualsiasi posizione dei tiri angolati fortissimi.
tira delle bombe. Padrone assoluto dell'area di rigore. Mi sposta i difensori avversari con il fisico. Una bestia. Di testa, non parliamone. Essendo padrone dell'area piccola, di testa le prende tutte lui. E esco con il fisico a scartarmi tutta la difesa. E poi, guardate che magie mi fa. Il barbo benteche, sparite. Fate posto a Mlapa. Ah, e non vi ho fatto vedere il ratio di Mlapa. Quante partite e quanti gol mi ha fatto. Ecco, giudicate voi. Ma adesso passiamo alla chicca finale, ovvero la terza scelta dell'attaccante. Se avete proprio i dindini, big money. E io qua devo ringraziare Masarone. Prendete questo giocatore. Ovvero Klose Record Breaker. Oddio quanto è forte. Guardate solo le statistiche. Mamma mia. Se Mlapa è buggato e Gomez è forte, Klose Record Breaker devastante. È l'attaccante più forte del gioco. Per me è ai livelli di Cristiano Ronaldo. Certo, non avrà 5 stelle abilità, ma i difensori ve li scarta lo stesso, dato che è dotato di un ottimo dribbling. Ha 99 di testa, quindi non ve lo dico nemmeno che ogni palla alta la prenderà lui. Tira certe mine, ragazzi, come vedete. Oddio, questo giocatore è un orgasmo. Devastante! Ogni palla che arriva in area lui la trasforma in gol. Non ci son cazzi. Bene ragazzi, questo era lo squad builder della mia squadra Verit Tesken. Fatemi sapere come migliorarla in qualche modo. Fatemi sapere a questo punto le vostre squadre, la squadra che utilizzate voi, che sono curioso. E 9000 mi piace, prossimo squad builder. Se avete richieste di squadre, fatemelo sapere qui sotto in un commento, che magari prendo spunto per un prossimo squad builder. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Io vi mando un abbraccione, un salutone e ciao gente.